Bonnese. Moviero largo sulla fascia destra. 10 punti nelle ultime 6 partite per il Cruto. Prova ad accelerare Ronaldo, 1-2, palla sulla tre quarti, di petto Virkud, non benissimo, poi Moriero non riesce ad addomesticare il pallone, poi torna però sullo stesso lato, il playmaker lo fa invece il brasiliano Zedias, va via Moriero, cerca il traversone proprio per Simeone, fa girare, arriva Moriero, 1 contro 1 di Moriero, cerca il dribbling, rientra, con l'esterno anche di Zedias all'inizio, spalla contro spalla, comunque quel caso, Moriero aveva fatto proseguire, Moriero. Battuto. Prova a costruire ancora Moriero. Cambia passo. Va in aiuto Giorchef. Moriero fino in fondo. Salta anche secco Tramezzani. Poi va di Valoti. Scalato da Giorchef. Moriero insegue allora Tramezzani. Il cross è pericoloso verso Dionigi. Stacco di testa. Porta, ha trovato il centro dell'area di rigore, ma c'era nessuno pronto a sfruttare. Nessuno. Moriero, però ancora Moriero cerca, che sta giocando più da centrocampista, Simeone è spostato un pochino più in avanti, infatti ha cambiato un po' le marcature, Guerini, Colonnese, prova ad andare Moriero, sempre il raddoppio di marcatura su di lui, lo spunto di Moriero, va fino in fondo, salta anche Tramezzani, il traversone sul secondo palo, due però, Galante e Bergamo, una specie di 5-3-2 quello del Piacenza, anche se non si può parlare di schema questo tipo, visto che Balotti è ancora uomo su Giorca. Scienza, prova Giorca F, c'è ancora Moriero in movimento sulla destra, servito, va a chiudere su di lui Mazzola, il traversone sul secondo palo di Moriero, Polluca, poco movimento, però Giorca F non ha soluzioni, sceglie il tocco corto per Moriero, ancora Giorca F, sempre lui, Moriero, poi va Sanetti, ha spazio ancora Sanetti, 4 contro 4, apertura per Moriero sulla destra, la chiusura di Mazzola, cerca il traversone, devo dire che comunque vada a finire, Piacenza ha giocato una partita, messo in gioco proprio per Giorchef, azione per lui,